Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 25 ottobre, buona domenica a tutti, domani come sapete Quarta Repubblica, quindi mi raccomando tutti sintonizzati su Rete 4 perché domani inviterò Palù, inviterò tanti di quei medici che spesso non vedete in televisione ma che cercano di non tranquillizzare ma di dire le cose senza gli allarmismi di queste ultime giornate. Allarmi ce ne sono ovviamente, basta vedere quello che succede negli ospedali, però forse noi giornalisti dovremmo fare un piccolo mea culpa, anzi un grande gigantesco mea culpa su come stiamo dando l'informazione. Oggi voglio dire per esempio il caso tipo è la giornata di oggi in cui il protocollo casalino, così si può definire, ben sperimentato dal portavoce del Presidente del Consiglio, beh, insomma va a finire su tutti i giornali, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, come dice secondo me in maniera molto interessante Crosetto oggi su un tweet, beh, insomma quel protocollo, non il protocollo, questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene delle violazioni delle nostre libertà che nessun Parlamento ha mai votato, che nessuno, su quale nessuno risponderà. Ma comunque, ritorniamo al protocollo casalino, che è quello a cui ormai siamo abituati da settimane, cioè si fa filtrare un intervento governativo e poi si vede che effetto fa, le associazioni, le telefonate, cioè alla fine siamo come in un piccolo bar virtuale, questo sembra essere Palazzo Chigi, e poi si adeguano e si mettono a posto le cose. Il protocollo casalino poi si compone di una seconda versione, un secondo pezzo, ovviamente tutti i protocolli sono organizzazioni complesse, sono strumentazioni complesse. Nell'execution del protocollo casalino c'è bisogno di travaglio, perché il Fatto è praticamente il giornale portavoce del Presidente del Consiglio Conte, anche diciamo molto simile dunque a casalino, ed è quello che riesce a menare, in senso etimologico del termine, più forte rispetto agli altri, con la, forse con l'unica eccezione di Peter Gomez, che difatti al Fatto praticamente non scrive più, ma si occupa del sito però da un po' di tempo. Insomma, il Fatto è questa specie di grande dipartimento comunicazione della psicopolizia contiana. Beh, oggi è anche un po' schizofrenico, però dà il senso di quello che è la comunicazione del governo Conte. Il titolo del Fatto: arriva il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il famigerato DPCM, per salvare il Natale. Quindi si intende di fare un DPCM per salvare il Natale, se non che poi si va a leggere il portavoce del Presidente del Consiglio, cioè diciamo quello più presentabile secondo loro, cioè Travaglio, che dice che questo DPCM in realtà c'è battaglia tra il PD e i governatori che vogliono forzare la mano a Conte, cioè il PD e i governatori vogliono forzare la mano a quel poveretto di Conte che in realtà non vorrebbe aprire lo stato di emergenza. Tra l'altro oggi il Fatto, in maniera incredibile, sta diventando il giornale diciamo meno allarmista di tutti, proprio perché ha spiegato a Conte che evidentemente, o Conte ha spiegato al Fatto che con gli allarmi qua non andiamo da nessuna parte, non fermiamo il virus e soprattutto uccidiamo l'economia. La cosa sicura di un lockdown è che uccide l'economia, la cosa certa non è che si fermi il virus, purtroppo, non avendo fatto noi terapie intensive e non avendo fatto noi quello che avremmo dovuto fare negli ultimi mesi. Quindi, mentre il Fatto titola in prima pagina arriva il DPCM per salvare il Natale, Travaglio scrive il nuovo DPCM sostanzialmente non ha senso, bisognava vedere cosa succedeva con i vecchi. È straordinaria la schizofrenia del protocollo casalino, che parte dalla diffusione del DPCM, sentire cosa dice la gente, nel frattempo dare l'interpretazione autentica attraverso Travaglio, che lo fa in modo schizofrenico, con un titolo di prima pagina che dice serve il DPCM per fermare il Natale, per salvare il Natale, e poi scrive un articolo in cui dice che il DPCM è una minchiata, beati loro. Ma insomma, l'importante queste cose è leggerle con attenzione. Nel frattempo gli altri giornali continuano diritti per la loro strada allarmistica, Italia chiusa alle 18, è veramente più che allarmistica, è fattuale il titolo del Corriere della Sera, il lockdown del tempo libero, ed è fattuale il titolo della Repubblica, perché vogliono chiudere tutto alle 18, vogliono chiudere ristoranti, bar, palestre, piscine, vogliono chiudere sostanzialmente l'Italia, chiudere la nostra vita, cioè neanche nel peggior incubo staliniano gli esseri umani sono stati fatti non tanto per studiare, o se sono fatti per studiare, sono fatti per studiare al fine che poi possano lavorare. Questo è un incubo, ma solo pensarlo è un incubo, cioè noi non possiamo più andare al bar, non possiamo più andare, cioè non possiamo fare più niente, perché in questa maniera secondo loro fermiamo il virus. Beh, insomma, mi auguro che abbiano ragione, ma anche se avessero ragione, e secondo me non hanno ragione, questo sarebbe uno stato che non mi piace, dove non vorrei vivere. A casa quindi bisogna stare solo sui familiari. E l'altra cosa incredibile di queste bozze dei DPCM che circolano è che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un atto amministrativo che, come detto da Crosetto e come detto da altri, viola le nostre libertà fondamentali, contiene delle raccomandazioni, come se fossero papà, mamma, e ci dicono state a casa, non state in tanti, non vi vedete, non uscite.
uscite, fate gli spostamenti strettamente necessari. Oh, ma siamo impazziti! Ma veramente siamo un paese di pazzi scriteriati. Sallusti dice: serve un comandante che dia ordini chiari. Buonanotte! Anche se secondo me oggi gli ordini chiari non so bene quali possono essere. Beh, il caso più tipico è quello che il comandante, caro Alessandro, ha cercato di farlo, cioè De Luca, quello del lanciafiamme, che ha fatto una figura da quattro soldi senza parole. Cioè l'altro giorno punta sul lockdown e dice che farà il lockdown e tutte quelle robe lì, e il giorno dopo ci torna indietro. Ma è una roba incredibile. Devo dire che i governatori in questa fase stanno frenando lo Stato, perché lo Stato voleva fare una cosa nazionale, i governatori vogliono giustamente tenersi ed evitare gli errori fatti durante il lockdown nazionale uguale per tutti, e dicono: scusate, ma fateci decidere a noi com'è la situazione nelle nostre regioni, perché obiettivamente la situazione di Milano, Genova, mi sembra il Messaggero, Roma e Napoli sono diverse rispetto a quelle di Bari, Palermo e Catania. Forse una differenziazione regionale in questo senso avrebbe senso, anzi locale, ma comunque. I governatori però al contrario vogliono la scuola delle superiori totalmente a distanza, mentre Lazzolina vuole le scuole al 75%. Ragazzi, siamo governati da una massa di persone che obiettivamente ci danno sicurezze pari a zero. Già gli scienziati sono, come dice Travaglio, cos'è che ha detto degli scienziati? Dice degli scienziati apocalittici, quei 100 che scrivono. Sembrava Gervasoni, che ha scritto il giorno prima sul giornale come questi scienziati erano tutto tranne che scienziati medici. In realtà Belpietro invece dice che Fontana ha fatto bene a fare la scuola a distanza, soprattutto per i licei, perché lui dice che, a parte pochi negazionisti del virus a scuola, è evidente per lui che il virus nasca a scuola. Insomma, ognuno ha la sua teoria. Io non ho nessuna teoria, io leggo e vi riporto tutto quanto. Una sola teoria c'ho, che in realtà poi oggi troviamo forse ben scritta, meglio di tutti, da Susanna Tamarro, e cioè siamo sprofondati in un ossessivo e paranoico stato di polizia, con una serie di... con le direzioni, con gli spostamenti, con le incarcerazioni, adesso non siamo ancora arrivati. Quindi Susanna Tamarro, da cattolica, progressista, qual è lei, sul Corriere della Sera scrive un pezzo lunghissimo, per la verità, ma godibilissimo, con la sua scrittura piana, semplice, in cui ci fa capire lo stato di polizia in cui siamo arrivati. Non lo dice un pericoloso negazionista, anzi lei è tutt'altro che negazionista, però dice che era insensato, ad esempio, il lockdown. Locatelli, dell'Istituto Superiore della Sanità, oggi dice sul Corriere della Sera che non siamo nel periodo di marzo, non facciamoci prendere dal panico. Quindi all'interno dei giornali un po' qualche sprazzo di lucidità c'è. E Veneziani fa un pezzo straordinario in cui parla non più della psicopatologia, ma ci parla del generale algoritmo che ci comanderà. Insomma, da leggere se avete un po' di tempo interessante da perdere questa domenica, tanto che potete fare. Tempo libero non c'è, sport non ci sono, palestre non ci sono, ristoranti non ci sono, e vi cagate sotto perché vi hanno detto che stiamo prendendo la peste bubonica, quindi leggete i veneziani e non fate un etto di danno. Il virus chiude cinema, palestre e ristoranti, è la sintesi della minchia che fa il titolo di apertura della Stampa. Perché il sintesi della minchia? Perché non è il virus che chiude cinema, palestre e ristoranti, sono gli esseri umani che chiudono cinema, palestre e ristoranti. Anzi, sono Conte, anzi sono i governatori, anzi sono i nostri politici. È un po' come quando voi vedete un attentato, un attentato soprattutto di matrice islamica, no? Un camion contro la folla che stava sulla piazza di Nizza. Non è il camion, è un guidatore che uccide quella folla di religione islamica, in quel caso di fondamentalismo islamico, non di religione, lo è, ma insomma non è che voglio attribuire a tutti gli islamici l'atteggiamento terroristico, ma il senso è che non si ha paura di dire che è un fondamentalista islamico e si dice che è il camion. Qua si ha paura di dire che è il Conte, la politica, che decide di chiudere cinema, palestre e ristoranti, non il virus. Perché se il virus dovesse chiudere i posti dove... vabbè, ci siamo capiti, insomma, non è che devo stare là a raccontarvela lunga. L'altro grande tema della giornata sono gli scontri di Napoli, e qua ci sono tre pezzi da leggere, perché ieri sono stati liquidati come gli scontri dei camorristi, nulla da fare, lunedì ne farò vedere a Quarta Repubblica. Beh, e qui bisogna leggere Giordano, che non provate a nascondere la rabbia dietro a quattro delinquenti, è il senso del pezzo sulla Verità. Adolfo Scotto di Luzzo, che non so se ho letto bene, editorialista del Mattino, che dice da sempre
La gente dice ruota da sempre è il modo di esprimersi della paura e della rabbia popolare e dell'esasperazione collettiva, cioè la strada, da sempre la rivolta di strada è il modo di esprimersi della paura e della rabbia popolare e dell'esasperazione collettiva, dice Adolfo Scotto di Lusso sul Mattino, sul giornale che meglio conosce queste cose, Brambilla sul Quotidiano Nazionale, capire i motivi della protesta, certo dicendo non si attaccano i poliziotti, e Libero oggi, quarto diciamo tema sulla protesta, Feltri che dice non è solo Camorra, hanno ragione i napoletani. Insomma, il fatto che Feltri faccia un titolo che pensa di Epatè più che le bourgeois, i suoi lettori, perché per dire hanno ragione i napoletani, i lettori di Libero forse dicono ma che cosa è successo rispetto al passato, Feltri lo qualifica bene nel suo spezzo. Nel frattempo uno dovrebbe dire, scusatemi, De Luca ha fatto capire che lui non fa più il lockdown perché non gli danno i soldi. Benvenuto nel mondo normale, perché quei soldi non sono arrivati a nessuno durante il lockdown e lui sperava di fare il lockdown in Campania e che per i ristoratori, i baristi, le palestre e le fiere napoletane arrivassero i soldi. Grazie, grazie Luca. Ma dove sei vissuto negli ultimi 6 mesi durante il lockdown? Dove cazzo hai vissuto? Vabbè, a pensare al lanciafiamme con quelle sue parlate lì diciamo allegoriche. Il punto vero è che lo Stato metterà a disposizione col decreto di novembre pare 5 miliardi, ma anche oggi il Sole 24 Ore dice che parte saranno la cassa integrazione e quindi andranno alle grandi imprese, parte saranno i sussidi a fondo perduto, dice il Messaggero. Alla fine, ragazzi, parliamoci chiaro, non ci prendiamo per il culo, ma quando ti chiedono di chiudere l'attività non c'è aiuto di Stato che ti salvi. Non pensate, un'azienda sana o pseudosana se non lavora muore. Punto. Non sono le mancette di Stato che ti risolvono la situazione. Ti posso risolvere 10 giorni, 7 giorni, a parte il fatto che non hanno più una lira perché hanno buttato nel cesso 200 miliardi di debito pubblico in più che abbiamo fatto nel 2020 e 100 miliardi di decreti. Insomma, il punto fondamentale è che siamo messi malissimo. E il Daily Mail dice che in Inghilterra il capo del Servizio Sanitario Nazionale, che si chiama National Health System, cioè NHS, il capo di questo NHS avrebbe mandato una mail dicendo che arriverà il vaccino per i medici ai primi di dicembre. E, beh, poi vi devo veramente raccontare una cosa straordinaria. Fuori dal virus, la cosa straordinaria sul fatto che la gente è cogliona, avete capito bene, è quest'idea dei cani vegani. Hamilton, un deficiente che fa il pilota, mi dicono, di Formula 1, anzi mi dicono, lo leggo sul Messaggero, io purtroppo non mi ricordo più la Formula 1 perché me la ricordavo ai tempi, adoravo la Formula 1, la vedo meno, però certo se poi il personaggio come Hamilton dice al mio cane do soltanto, ho tolto la carne, cioè al cane lo fa mangiare vegano, voi capite che questi piloti, ma no, con questa moda, adesso non ce l'ho con i piloti di Formula 1, spero che ci sia qualcuno che ragioni, però insomma... siamo su una che... Ecco, è una di quelle cose che il mio amico Sallusti, che ha scritto un bellissimo libro politicamente corretto, che vi invito a leggere, che ho recensito oggi sul giornale, beh, insomma, neanche Sallusti forse sarebbe arrivato al cane vegano. Infine, di politica soltanto il ritratto, l'intervista a Calenda, sono offeso, o comunque quelli del PD neanche mi cagano, ed è il candidato unico che si è fatto avanti per prendere il posto della Raggi a Roma e in bocca al lupo, perché Roma è un casino bestiale e Calenda però ha le carte per sapersi a giocare bene questa vicenda. Beh, insomma, io direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo sempre sul sito nicolaporro.it e poi, come sempre, ricordatevi, Quarta Repubblica lunedì. Ciao.